siamo tantissimi, credo che sia la prima volta che questa biglietteria si riempie in questa maniera. No, grazie a tutti. Tra l'altro l'orario così, insomma, alle 8:30 non era facile. Io sono Sandra Manara, il direttore del Mausoleo di Teodorico. Dico solo due cose per capire, per anche organizzarci durante la serata. E questa sera iniziamo con una conferenza che terrà la nostra bravissima Ada Foschini, la restauratrice, che da un paio di mesi si occupa del restauro della vasca in porfido di Teodorico. Allora faccio un attimo una premessa per capire. Allora, noi è da 2 anni che stiamo lavorando per prepararci con la giusta calma e concentrazione ed efficienza alle celebrazioni che si terranno nel 2026 sui 1500 anni della morte di re Teodorico. Da 2 anni abbiamo, forse anche un po' di più, comunque attuato una serie di restauri importanti, di riqualificazione, che però vedrete soprattutto nei prossimi anni, e a cominciare dal mausoleo di Teodorico, che lo riteniamo il punto focale, fondamentale di queste celebrazioni. Il mausoleo di Teodorico tutti lo conoscete, ha un'importanza straordinaria, e da qui è in parte quello che noi già da 2 anni pratichiamo, cioè un percorso teodoriciano all'interno della nostra Ravenna sui siti teodoriciani. Cioè da qui ogni domenica c'è un trekking di Teodorico che parte e tocca tutti i nostri siti della città. Abbiamo fatto degli interventi importanti di riqualificazione del mausoleo, a parte il verde, insomma tutta l'area urbana attorno, l'area parco attorno, l'illuminazione esterna, l'illuminazione interna che vedrete questa sera e che credo che chi non l'ha mai vista rimarrà abbastanza colpito. E poi abbiamo voluto puntare alto proprio per abituare le persone a pensare a quello che verrà, e cioè le celebrazioni. Quindi abbiamo puntato subito sul restauro del simbolo di Teodorico qui a Ravenna, che è appunto la vasca in porfido. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, attraverso l'Art Bonus, abbiamo potuto dare inizio a questo restauro, appunto 2 mesi fa, e che vorremmo inaugurare il 30 di agosto di quest'anno, la prima serata della settimana teodoriciana, quindi io vi aspetto qua. E questo restauro ci ha riservato un sacco di sorprese. Sembrava una cosa così abbastanza easy, diciamo, però ha sollevato tante riflessioni di altro tipo, che vanno oltre quegli aspetti strettamente legati al restauro, al ripristino, alla tecnica. Abbiamo nelle mani un elemento straordinario che ricorda Teodorico e ricorda soprattutto la storia di Teodorico a Ravenna dopo la sua morte, quindi il pellegrinaggio di questa vasca che ci racconterà meglio Ada. E questa sera io intanto ringrazio assolutamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, perché ci ha creduto e ha accolto subito la nostra istanza di avviare questo importante restauro che ci porterà al 2026 con grande lustro. E quindi passo la parola al presidente della Fondazione, ingegnere Alfieri. Buonasera a tutti, grazie, siete in tanti. La mia amica Sandra non credeva di riempire la sala, la vedo sorridente. Sì, un po' emozionata. No, sono emozionata. Allora, proprio. No, io sono emozionato, sono io, di stare fra queste due magnifiche signore. Mi avvicino allora. Certo. Queste due magnifiche signore con le quali da tempo si è instaurata una importantissima collaborazione.
con la Sandra Banara, appena diventata responsabile direttrice per la sovrintendenza del Palazzo di Teodorico, è venuto subito a trovarmi, vero? Subito, è venuto a trovarmi, mi ha proposto una serie di interventi da fare relativo all'illuminazione e ad altre cose nel Palazzo di Teodorico. Da lì è nata questa collaborazione che continua e continuerà. Continuerà perché noi come fondazione siamo molto attenti alla cultura di Ravenna. Noi crediamo che investire in cultura significa intanto far crescere la gente, far crescere i nostri giovani, far crescere la città, ma contemporaneamente far crescere anche l'economia, perché sostenere la cultura, farla crescere, significa dare possibilità all'economia, soprattutto legata al turismo, culturale. Questo è uno degli 8 siti UNESCO, vero? E quindi tutto quello che noi investiamo nel recupero di queste cose siamo sicuri che alla fine ci porta un ritorno per tutta la nostra comunità, e quindi credo che questo sia lo scopo e la funzione che deve avere una fondazione bancaria. La nostra fondazione, come sapete, adesso datemi 2 minuti perché è giusto, mi piace ripeterlo ogni tanto, e la nostra banca, la Cassa, nasce nel 1864, adesso le date hanno più hanno meno è quello, ma nasce perché 100 ravennati illustri decisero di fondare una banca che doveva avere la funzione principale, era quella di ridistribuire gli utili sul territorio. E così è stato fino agli anni 90, quando il Ministero della Finanza ha deciso che la banca dovevano fare le banche e le fondazioni dovevano fare le altre cose. Per cui la banca è diventata un SPA ed è nata la fondazione della Cassa di Risparmio, che è il socio di maggioranza della Cassa e che quindi, ricevendo i dividendi, e per fortuna la nostra banca va molto bene, ricevendo i dividendi della banca riusciamo poi a fare l'attività che faceva prima la Cassa. Quindi non abbiamo snaturato quello che era la finalità con cui i 100 notabili di Ravenna avevano fondato la Cassa di Risparmio. Siamo orgogliosi di questa cosa, anche perché siamo rimasti in pochi, perché le fondazioni in Romagna siamo rimasti noi a fornire. Poi noi siamo una fondazione che è proprietaria del 49, quasi del 49-94% della banca. Forlì è una fondazione che funziona, però di banca non ha più niente, l'ha venduta a Unicredit, no, a Intesa, l'ha venduta a Intesa, e quindi poi ha avuto tanti soldi che investe bene, che quindi riesce a fare comunque un'attività. Ma la funzione, che quella bella, è la nostra, per come nasce e per come poi si è sviluppata. Quindi io credo che sia un dovere che noi come fondazione abbiamo di sostenere il territorio e quindi di sostenere attività come queste, che sono uniche. Credo che alcune cose le abbiamo solo noi, ecco. E fra l'altro adesso arrivano tutta una serie di ricorrenze, di centenari, perché adesso c'è Teodorico, ma è prossimo anche il centenario di Giustiniano. Ecco, Giustiniano, sappiamo tutti quello che ha significato per la giurisprudenza, per la legge, insomma i codici giustinianeo, è da lì che nasce la legalità. Mi fermo qui, voglio solo dire che sono contento come fondazione che siamo intervenuti a questo restauro, è una cosa meravigliosa, adesso poi la vedremo, quindi anche l'orgoglio e il piacere di aver fatto, di aver dato una mano al recupero di questa vasca. Grazie. Beh, entriamo anche subito nel vivo della ricerca, dell'analisi, e mi fa piacere vedere molti giovani, perché abbiamo cercato di coinvolgere, anche se è sempre molto difficile,
la scuola del restauro di Ravenna, l'Università di Bologna, Beni Culturali. Speriamo di fare un seminario dedicato agli studenti insomma a metà di giugno. Ci stiamo lavorando, perché tutto questo è necessario che ci sia il passaggio di consegna, perché purtroppo quello che è mancato, che manca ai nostri ragazzi, forse anche quelli già un po' più grandi, è il passaggio di consegna. Quindi tutto questo deve rimanere per tutti voi, e contiamo di fare poi una pubblicazione per mantenere il ricordo e soprattutto le analisi, le riflessioni che sono state fatte e che vengono fatte. Grazie, Ada Foschini. Grazie mille. Grazie veramente della partecipazione, di vedere così tanti volti amici, e spero che sia di vostro interesse quello che vado a raccontare. Nel frattempo chiederei di essere collegata anche con il monitor, così vedo Tommaso un po' meglio. E volevo presentarvi innanzitutto il gruppo di lavoro che ha portato avanti il restauro fino ad ora. Li vorrei qui vicino a me, così li vedete, anche perché dopo vi accompagneranno nella visita e a rispondere tutte le domande che vorrete fare. E comincio con Marga Marzelli, che gestisce il cantiere, è una delle più brave restauratrici che abbia mai avuto, lavora con noi da oltre 15 anni direi. E Costantino Benini, che è direttore tecnico del laboratorio del restauro, e Arianna Derni, che è una tirocinante. È stato un bellissimo percorso. Arianna frequenta il quarto anno della laurea ciclo unico in conservazione e beni culturali e restauro dell'Università di Bologna, quindi è stato un bellissimo acquisto. Grazie mille. Bene, abbiamo di fronte la nostra opera, il Labrum in porfido rosso. È uno dei, diciamo, sono abbastanza gli esemplari giunti fino a noi. Sicuramente si tratta di un unicum. Il lavoro, lo vedete in una foto iniziale, di questo restauro ovviamente sono grata alla direzione dei musei regionali per avermi affidato l'incarico e per la fiducia di cui godo da parte della fondazione, che ha avallato la nostra partecipazione. Abbiamo a che fare appunto con un manufatto straordinario che ha attraversato i secoli, e proprio per questo ha mostrato durante il restauro alcune criticità. L'approccio con il restauro è stato prima di tutto un viaggio nella conoscenza, quindi ci siamo accostati alla storia di questo manufatto attraverso le fonti, si è valutato lo stato di conservazione e successivamente abbiamo richiesto, come dire, delle indagini approfondite, delle indagini diagnostiche che tuttora sono in corso, diciamo, nelle parti più significative, per cui ad arrivare al restauro vero e proprio, che dovrà permettere, come dire, una migliore lettura dell'opera, ma al tempo stesso come dire, portarlo verso una conservazione la più corretta possibile. Poi è chiaro che il restauro è una scienza in evoluzione, quello che è stato fatto poi in passato, che vi racconterò probabilmente nel giro di qualche anno, può essere, come dire, rivisto e migliorato. Proseguo con le immagini, e qui abbiamo un'immagine che dà l'idea della tipologia della vasca. Secondo appunto gli studi di Ambrogio Annarena, in questo fondamentale testo delle vasche in età romana in marmi bianchi e colorati, la classifica come tipologia B, cioè una vasca di dimensioni, di forme tradizionali, però arricchita da maniglie e da protomi feline. La descrizione presenta quattro anelli sui lati tenuti da un cardine, diciamo, ovviamente scolpito, e su uno dei lati presenta appunto una protoma felina che è uno dei simboli che spesso ornavano, feline o pantere, questo tipo di manufatti.
Molto probabilmente il muso del leone, già da un'osservazione nostra, ma soprattutto dai documenti ritrovati da Giuseppe Gerola, che è stato soprintendente direi dal 1909 al 1920, seguito davanti Claudio Foschini, che ed è stato uno dei più insigni studiosi della storia dell'arte, insomma un uomo di una cultura poliedrica, già nei suoi scritti del 1913 parla di erosione del muso del leone per far entrare la porta nella cella superiore, quindi vuol dire che lui lo nota prima che venga riproposta poi una seconda volta, come vi racconterò. Esattamente le dimensioni della vasca sono 3,80 m di lunghezza, 1,50 m di larghezza, che è esattamente la stessa porta, la stessa dimensione della porta. L'altezza esterna è di un metro, poco più, e abbiamo degli spessori che variano attorno ai 20 cm, quindi degli spessori notevoli. Qui parliamo del materiale. Il materiale, abbiamo a che fare con un materiale straordinario, il porfido rosso, che era appannaggio esclusivo degli imperatori. Era il porfido rosso, ci sono le cave appunto in Egitto, estinte ormai da secoli, erano fortemente presidiate perché appunto solo l'imperatore poteva far estrarre il porfido. E quindi è un materiale estremamente difficile da lavorare, che occorre una competenza incredibile, tant'è vero che diciamo i primi esempi risalgono al periodo dell'Antico Egitto. Molto probabilmente queste vasche venivano lavorate, sbozzate ad Alessandria d'Egitto, poi via mare arrivavano a Roma, dove venivano rifinite, come tante volte insomma succede con dei manufatti dall'estero. Ecco, qui ci sono alcuni esempi di vasche giunte sino a noi. Abbiamo nella parte superiore è l'isola Tiberina, la chiesa di San Bartolomeo con le spoglie, con le reliquie di San Bartolomeo. Quest'altra è a Metz, nella cattedrale di Metz, quindi come vedete molto simili, e ovviamente la fontana è in marmo, in granito grigio, però di Piazza Farnese a Roma. Quindi è una tipologia diciamo abbastanza standardizzata e talmente pregiata che comunque chi la possiede, come dire, le realtà di cattedrali, chiese, per esempio ce n'è una anche a Milano, in Duomo, che è stata trasformata in fonte battesimale. Quindi c'è stata una cura estrema nella conservazione proprio per la rarità del manufatto. Ovviamente anche il nostro manufatto ovviamente è di epoca romana, quindi abbiamo un lasso di tempo che viene datato praticamente dal primo secolo, dagli inizi del primo secolo fino al IV secolo avanti Cristo. Era sicuramente una sepoltura è stata usata, come devo dire, precedentemente di rimpiego. Ci sono delle ipotesi che possa provenire dal Balneum Gotorum, che era vicino dove attualmente c'è la chiesa di Santo Stefano degli Ulivi in Piazza Mameli, quindi c'era una vasta area dedicata diciamo alle terme nel periodo dei Goti, quindi la distanza non era molta. Questa è un'ipotesi diciamo proprio perché la morte di Teodorico fu un fatto, come dire, improvviso, e una sepoltura, il mausoleo stesso non era completamente terminato, almeno così dicono le fonti, per cui questa è una delle ipotesi. Successivamente, adesso entriamo nel vivo, dopo avervi presentato, come dire, il manufatto, entriamo nel vivo di questa storia movimentata. Dunque, noi abbiamo le fonti parlano appunto della sepoltura di Teodorico, però la vasca viene vista, e qui ci sono le testimonianze dello storico Agnello, nel IX secolo, la vede ai piedi del mausoleo, come se fosse stata gettata a terra. E questo, come dire, non ci sono altre notizie per 500 anni,
fino a che nel 1564 la vasca da un magistrato dei Savi viene, come dire, recuperata, perché dovete pensare ovviamente, poi come ben sapete, che la linea di costa era molto vicino, il mausoleo era oggetto di inondazioni, di interramento, quindi ci sono stati tantissimi lavori nel corso del tempo proprio per liberarlo dalle acque, creargli delle sottofondazioni, dei cuscinetti per evitare appunto gli allagamenti. Quindi la vasca semi-interrata viene recuperata e portata nella chiesa di San Sebastiano, in piazza, viene definita piazza Sanatorio, ma l'attuale piazza del Popolo, viene portata in quello che noi conosciamo come Palazzo dell'Orologio. E poco dopo viene, come dire, viene iscritta da Tommaso Tomai una lapide, un'iscrizione che adesso, se vi permettete, vi leggo perché è molto interessante. È molto interessante perché in un certo senso avvalora una, come dire, una delle tantissime leggende che fioriscono e sono fiorite nel corso dei secoli sulla figura di Teodorico. Arrivo subito. Questa è l'iscrizione che viene fatta fare appunto da Tommaso Tomai poco dopo e affissa sempre nella chiesa di San Sebastiano. E dice: questa, essendo stata gettata a terra quasi a tempi nostri con una bombarda sugli avari soldati, per avere il coperchio di bronzo, nel gettarla giù fu gli spezzato un cantone e stava a piedi di questa chiesa, Santa Maria Rotonda, come si è chiamata successivamente il mausoleo di Teodorico, ma ritrovandomi io già a capo di magistrato dei signori savi della nostra città, essendo stata quella per innanzi fatta condurre in piazza da altri signori savi, miei antecessori, e posta dinanzi la chiesa di San Sebastiano, ove ancora giace, a persuasione dei miei compagni, feci intagliare sopra un marmo l'infrascritta memoria fatta da Gioacchino Zambelletti, cancelliere della nostra comunità. Quindi lui avvalora la leggenda che la vasca di Teodorico, che leggenda che è fiorita agli inizi del Cinquecento, che la vasca del Teodorico fosse posta alla sommità della cupola, quindi in una. Però questo, diciamo, ha alimentato tanti storici importanti anche come Gerolamo Rossi per suffragare questa ipotesi, che poi nel corso dei secoli è stata abbandonata, comunque è estremamente interessante, proprio forse per giustificare questi danneggiamenti molto importanti che già all'epoca aveva avuto. Quindi nel 1564 succede questo. Successivamente nel 1633, di nuovo con una delibera, viene spostata e murata nel cosiddetto Palazzo di Teodorico, quindi viene portata, come dire, verso il suo legittimo proprietario, tra virgolette, quello che si credeva. E abbiamo un'incisione e soprattutto ci sono anche delle foto pubblicate nel Savini dove si vede chiaramente la vasca murata a una notevole altezza da terra, appunto a far bella mostra di sé. Ci sono tutti i documenti di chi ha lavorato, quante pietre hanno impiegato, i legni, quanto è costato, tutto con una minuzia di contabilità veramente straordinaria, come fosse un bene proprio di casa. C'è proprio da commuoversi a leggere questo, di quanto rendevano conto. E quindi abbiamo questo intervallo di tempo dove rimane murata, dopodiché nel frattempo, dai documenti, qui vedete anche un frammento, abbiamo ricercato attraverso la disponibilità appunto dell'istituzione della Biblioteca Classense e dell'archivio storico della Soprintendenza, siamo riusciti a mettere insieme tutti questi documenti per provare il percorso storico e perché tutto sommato il manufatto è ridotto un po' in queste condizioni che vi illustrerò, insomma il suo vissuto, le sue ferite. Quindi passano un certo numero di anni fino a che intanto abbiamo trovato notizie che ci sono due frammenti
che sono stati ricoverati nella prefettura, nell'anticamera della prefettura, e lì c'è tutto un carteggio per la restituzione dalla prefettura al museo. Nel frattempo, come dire, evidentemente gli eventi maturano. Corrado Ricci, come ben sapete, aveva dei ruoli importantissimi di tutela della città, inizia i lavori di restauro del cosiddetto Palazzo di Teodorico, per cui la SCA era completamente diversa. Come vedete, al posto della, come dire, dell'arca, dell'urna murata, noi abbiamo delle colonne adesso, è completamente un'altra facciata. E quindi la vasca deve essere spostata, e dove sarà spostata? Sarà spostata nel Museo Nazionale, nel Museo Nazionale che era già in essere, che è la chiesa, l'ex chiesa di San Romualdo nel complesso della Classense. Quindi viene ricoverata ed è l'occasione in cui vengono rinsaldati questi due grandi frammenti che si vedono chiaramente, si riconoscono, si vedono gli ammanchi, si vedono le lacune, vengono comunque risaldati, devo dire, in un modo mirabile, appunto nel 1897, e il direttore del museo scrive, Pirro Ortolani, scrive al ministro della pubblica istruzione, che presumo sia Corrado Ricci, perché si scrivevano... No. Corrado Ricci non è mai stato ministro della pubblica istruzione. No, dell'istruzione, scusa, era dei beni, come sì, dire, era sì, delle culturali, esatto, come dire, esatto, hai ministro ragione. Della cultura. Non abbiamo trovato che fosse ministro all'epoca, però lo troveremo. E quindi, come? No, sei 21. E quindi ci sono le lodi di questo mastro muratore che impiega cemento a lenta presa, una grappa in rame per la parte strapiombata, che avremo modo di vedere, ricoperta poi di cemento. Questo è il restauro. Successivamente, e qui sempre, come dire, nelle ricerche nel fondo Ricci della Classense, nei fondi antichi, abbiamo trovato anche un carteggio importantissimo, un carteggio, una documentazione dei giornali d'epoca sull'opinione pubblica, cioè che esprimeva un parere, che comunque teneva tantissimo al proprio bene, alla propria cultura, alla propria identità. Se posso aggiungere, anche al di là di come conosciamo noi i beni, che comunque hanno una valenza turistica, devono essere comunque veicolati, quindi era proprio una cosa assolutamente, come dire, di appartenenza al proprio sentire, alle proprie tradizioni. Quindi abbiamo un periodo, come dire, in questa è la lettera, che è un molto rammarico, dice, visto che non si sapeva se portarla a Teodorico, se portarla al costituendo nuovo museo, che è ovviamente il nuovo museo nazionale, quello tuttora nel complesso benedettino, evidentemente nel trasporto verso il museo succede un incidente e di nuovo la vasca ha dei problemi che comunque in un qualche modo, anche se non documentate, vengono risarcite. E mettendoci le mani abbiamo trovato proprio questa dicotomia tra i due interventi, e comunque nella distanza di qualche mese, dopo un deposito di un po' di tempo ai piedi del mausoleo, ritorna nella cella superiore, nell'aula superiore dove la troviamo oggi. Cosa succede? E qui, se mi permettete, leggo un passo del Gerola, che lo trovo molto affascinante, anche proprio nelle, come dire, nelle scelte di... È uno stralcio. Lascio al giudizio degli studiosi, ma qualunque esso abbia da essere, non per questo potrà impugnarsi l'opportunità del provvedimento adottato dalla soprintendenza ai monumenti della Romagna, la quale, collocando al sicuro la vasca entro al mausoleo, ha inteso soprattutto di restituirla d'accanto a quel luogo ove la più antica notizia storica cui si è dato risalire ce l'ha ditta. E poi conclude con una nota: che l'urna sepolcrale fosse situata nel piano superiore del mausoleo
apparisce evidenti di per sé, che altri ne dica, per il semplice fatto che quel piano non era accessibile per mezzo di scala e non poteva quindi servire se non per cella mortuaria. Ma quale posizione vi assumesse precisamente Lavello è meno agevole determinare. Verosimilmente però l'arca era collocata nel mezzo dell'area e voltata a guisa che l'istinto, avendo il capo ad occidente, guardasse a levante. Malgrado ciò, per ovvie ragioni di estetica, in rapporto specialmente alla forma anomala della vasca e dai guasti ad essa subiti, si è creduto di trasportarla, di disporla di traverso. Quindi questa è la scelta, e in questa immagine vedete la vasca posizionata a fronte della porta d'ingresso, come è stata collocata nel 1913. Ma arriviamo a maggio del 77, quando la vasca, come dire, viene, dove abbiamo fatto delle considerazioni sul quadro fessurativo, viene riportata con una richiesta del sovrintendente Pavan, viene sollevata e riportata nella posizione attuale. E qui, come dire, dà la prevalenza al fatto che la vasca, come dire, fosse che nelle sepolture più antiche le tombe, quindi la logica delle sepolture più antiche ha privilegiato l'orientamento della vasca, cioè est-ovest. Qui successivamente, quindi, diciamo, queste sono le notizie storiche concluse dei vari percorsi. Arriviamo ai giorni nostri. Importante Zurli, quindi noi abbiamo stabilito un primo restauro nel 1913, qui abbiamo un secondo restauro perché cita il laboratorio di restauro della soprintendenza che, come dire, che ripristina in un certo senso la superficie con una nuova malta e integrando pittoricamente le lacune. Questa è un po' la situazione che noi abbiamo trovato, quindi se riuscite, forse non riuscite a leggere, ci sono le due immagini comparative, questa ovviamente a luce normale, quest'altra mette in evidenza quello che sono appunto le risarciture con le lacune, con la malta, le mancanze in blu e degli sbiancamenti che sono presenti in diversi punti del sarcofago. Facciamo un'analisi, qui siamo sul fianco, abbiamo delle scalfitture, delle martellature e abbiamo tutta una situazione, ovviamente, a parte le mancanze, delle fratture risarcite con la malta intendo malta cementizia, delle microfratture, quelle in blu che non sono stuccate, e sempre questi sbiancamenti piuttosto diffusi e in verde, in questa posizione qui, c'è una grappa di ferro che è stata impiegata ovviamente per l'incollaggio delle parti. Questa è la parte di fondo, la parte più compromessa, dove vedete l'ampia zona di stuccatura estesa col fondo gesso che traspare, quindi è la pellicola pittorica, il colore che era stato sovrammesso è sfaldato, delle microfratture, e si nota il listello in rame che è citato nel restauro della fine dell'Ottocento, quindi se mi sono sbagliato del 1897. Proseguo l'altro lato, ecco questa con la... Queste sono parti, come dire, è un po' meglio conservate perché era la parte che è sempre stata esposta in definitiva, quindi anche se mancavano i frammenti, non si sa bene da quanto tempo, essendo incassata nella muratura non c'era una lettura, c'era comunque una lettura omogenea. E quindi questo è l'interno dove
si notano appunto le grandi le lacune, la lacuna in bianca, che è la lacuna con la malta a base di gesso, sotto la quale poi abbiamo una come dire la presa col cemento dell'intervento della fine dell'Ottocento. Qui c'è uno stato di degrado, praticamente lo stato conservativo, abbiamo delle incisioni sulla malta base di gesso, delle scritte, dei graffiti vandalici, abbiamo trovato diverse scritte con i pennarelli, dei cheungum, abbiamo trovato molto. E in basso ci sono un po' di formazioni di sali dati dalla risalita dell'umidità, comunque un fenomeno estremamente contenuto. Ecco, qui iniziamo con una diagnostica, questo è un microscopio ottico nostro, che cominciamo a valutare non tanto lo stato conservativo del materiale, è senz'altro ottimo, tranne delle sbiancature, degli sbiancamenti che avevo evidenziato, che ci hanno preoccupato e dovevamo capire se erano frutto di patine alterate oppure se erano un degrado, una morfologia della pietra. E quindi questo tipo di indagini poi ci hanno portato delle prove di pulitura, la vedete molto bene la parte sbiancata, che avevamo qualche risultato, ma fondamentalmente non ne siamo venuti a capo, fino a che sono state indagate ulteriormente e abbiamo la certezza che siano i cristalli, come dire, i minerali che compongono la pietra, che hanno subito una microfessurazione, sono come scoppiati e fanno apparire appunto il materiale biancastro e opaco. Questo conferma l'ipotesi appunto che sia purtroppo un degrado irreversibile. L'ipotesi che ci trova più, come dire, più credibile secondo noi è l'azione caustica della calce, quindi essendo stata addossata alle murature e abbiamo le documentazioni storiche che hanno usato calce a volontà, abbiano creato questi sbiancamenti, anche perché sono presenti in massima parte nella parte nascosta. Qui abbiamo una caratterizzazione, prosegue con la diagnostica, è stata affidata al professor Grillini dell'Università di Ferrara, con la quale abbiamo collaborato tanti anni, e quindi qui cominciamo a valutare questo tipo di malte. Abbiamo a che fare con una malta bianca gessosa, che sappiamo essere l'intervento della fine degli anni 70, poi con la malta cementizia grigia e un'altra giallognola, quindi analizzando ci dicono un po' la genesi di queste malte, la stratificazione, e sono in sé abbastanza incompatibili, quindi è quasi un miracolo che siano giunte insieme fino ai giorni nostri. E cominciamo appunto, proseguiamo con gli strati, con i saggi stratigrafici. Qui vedete la grande lacuna dove si fanno dei tasselli di scopritura per vedere la profondità di questo intervento, perché vi rendete conto bene che sapevamo molto bene che c'erano questi grandi frammenti staccati, riassemblati, vedere fino a che punto ci si poteva spingere con la rimozione. Quindi questo ha fatto sì che facessimo dei puntuali saggi sempre con la direzione al lavoro dell'architetto Manara, che ci ha seguito passo passo in queste operazioni estremamente delicate. Quindi abbiamo questa sorta di sondaggi e ci danno una visione, sovrapposizione, però con degli spessori relativi, che quindi ci ha consentito di prendere la decisione di rimuovere questa malta in gesso, anche perché ci trovavamo, ecco qui cominciamo con le operazioni prima di pulitura, vengono dei lavaggi, soprattutto vedete le parti, la differenza, perché fondamentalmente il degrado era dovuto, a degli strati manutentivi di cere, di oli, di patine addossalati, ma non al di là delle mancanze, perché un materiale così è un materiale che non si sfoglia, ma è un materiale che, si sbreccia e si erode per urti soprattutto. E quindi nell'operazione di restauro
dopo la pulitura, diciamo, l'operazione di restauro principale e che abbiamo condotto fino adesso è la rimozione delle stuccature degli anni 70, perché erano stuccature a base di gesso che in alcuni punti sormontavano anche la pietra originale, proprio per ridargli una riqualificazione estetica. Sicuramente è stato fatto un bel intervento, però, come dire, è stato fatto 40 anni fa, di più forse, e quindi senz'altro, insomma, andavano rimosse, anche perché non erano fortemente a brase. E quindi questo è il lavoro di, come dire, di rimozione. E tant'è vero, rimuovendo poi vengono a galla, come dire, le superfici sottostanti, che se da una parte si riesce a liberare un po' di più la pietra, come dire, ci si rende sempre più conto della drammaticità dello stato in cui si trova in certe sue parti. Quindi questo richiederà delle soluzioni molto, molto importanti. Qui ho voluto caratterizzarvi meglio le malte, come la malta cementizia grigia, la commistione di malte che avevamo, quindi appunto la malta cementizia, una parte ricoperta di materiale organico e di giallo, sempre l'impasto gessoso che ricopriva la superficie. Qui vedete la rimozione delle vecchie stuccature, quindi si comincia a vedere molto bene la struttura portante, sottostante, che i muratori della fine dell'Ottocento hanno messo in campo con veramente una maestria straordinaria, e in alcune parti si è conservata perfettamente questa tinta bruno, rosso-bruno, che avevano dato per un restauro, una revisione estetica ante litteram. L'avevano cercato di ammorbidire il grezzo cemento attraverso una coloritura che imitasse il porfido, quello che poi nel restauro si è fatto nel corso il secolo dopo. Qui Marga sta rimuovendo la stuccatura con molta attenzione a bisturi, ma erano profondamente decoese in alcuni punti. Ecco, adesso siamo appunto ai lavori in corso, si stanno mettendo appunto delle malte, ma che avranno tempo, come dire, di maturare come scelte, perché comunque questo richiede una profonda riflessione, e presto avremo intenzione ci siamo resi conto che il quadro fessurativo è piuttosto vasto e avremo bisogno di predisporre quanto prima una tomografia o perlomeno un'indagine ad ultrasuoni, proprio per vedere, appunto, per avere una risposta del quadro fessurativo, se è fermo o se è in movimento, e soprattutto vedere se all'interno ci sono dei vuoti, che in questo caso, avendo tutte le stuccature, diciamo, come le ferite aperte, possiamo intervenire attraverso delle iniezioni, attraverso, come dire, i metodi che cercheremo di scegliere nei migliori modi. Io ho concluso con questa immagine perché devo dire che la leggenda di Teodorico fiorisce in tutto il nord e riceve anche dei fiori tuttora a distanza di 1500 anni. Abbiamo avuto la compagnia delle scuole in tutti questi mesi, che sono stati molto interessanti, e devo dire che i restauratori hanno espresso il massimo della loro pazienza alle domande più incredibili. Io vi ringrazio molto. Se c'è qualcosa che posso fare,